Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi parliamo della diga delle Tre Gole, che ospita anche la centrale idroelettrica più grande del mondo mai costruita e si trova nella provincia dell'Hubei in Cina. Ma ne parliamo dopo la sigla. La diga che è stata realizzata si trova a sbarrare il fiume Azzurro, che è il terzo fiume più lungo al mondo e il più lungo dell'Asia. Questa diga, che è costata circa 30 miliardi di dollari, è stata terminata attorno al 2006, anche se poi l'ultima grande turbina installata risale al 2012. Come detto, questa centrale è la più grande in termini di potenza installata, ma vediamo il perché. Infatti sono presenti 32 turbine di tipologia Francis da 700 MW ciascuna, per un totale di 22 GW di potenza. La centrale è in grado di produrre ogni anno circa 100 TWh. Per capire le dimensioni di questo numero, basta pensare ai dati italiani. Infatti, secondo Terna, il gestore della rete italiana, il consumo della nostra nazione in un anno è stato di 320 TWh. Quindi ciò significa che questa centrale sarebbe in grado di soddisfare circa un terzo del fabbisogno elettrico italiano. La diga delle Tre Gole è stata realizzata con un duplice scopo, infatti da una parte abbiamo la generazione di energia elettrica, ma è stata anche realizzata per rendere più navigabile il fiume Azzurro. Infatti sono presenti due sistemi differenti per il superamento di questo enorme sbarramento, e uno è simile a quello del canale di Panama. La diga delle Tre Gole è stata realizzata attraverso uno sbarramento enorme, infatti è circa di 2 km e ad un'altezza di circa 185 metri. Tornando poi a parlare del sistema che permette alle imbarcazioni di superare questo sbarramento, parliamo dei due principali sistemi che troviamo. Uno è assimilabile a quello del canale di Panama, come detto in precedenza. Prevede una sorta di scalinata che è composta da 5 gradoni diversi e sono ognuno ad un dislivello maggiore. La nave riesce a superare il dislivello di ogni sezione grazie ad uno spettacolare sistema che prevede lo svuotamento e il riempimento della sezione, e questo sistema impiega circa 4 ore per far superare alla nave il dislivello totale. Inoltre poi è presente anche un altro sistema che è composto da un vero e proprio ascensore per navi e che però può ospitare imbarcazioni fino a circa 3.000 tonnellate. Questo dispositivo è un vero e proprio elevatore e permette alle navi di superare i circa 185 metri di dislivello in poco più di 40 minuti. Oltre a considerare i benefici che questa centrale ha portato in termini di generazione elettrica da una fonte che possiamo considerare tutto sommato rinnovabile e anche un taglio dei costi per la navigazione, soprattutto in ambito commerciale, vanno considerati anche però quegli aspetti più negativi. Infatti, per la realizzazione del bacino a monte dell'impianto è stato previsto il ricollocamento di più di 1 milione di persone. Inoltre, non si sono considerati anche i danni alla flora e alla fauna locale che in quelle zone trovavano un habitat naturale. Poi, la realizzazione di un bacino comporta anche un aumento delle erosioni. Infatti, il livello dell'acqua varia in base anche alle precipitazioni. E l'erosione può essere causa anche di rischi a livelli di frane e smottamenti. Come molto spesso accade, quando si è realizzato anche questo impianto, probabilmente non si è pensato anche ai danni che questo poteva comportare nel lungo termine, soprattutto a livello di impatto ambientale, o comunque si è data precedenza all'aspetto economico e allo sviluppo di queste zone rurali. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e continua a seguirci.